Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video speciale Coppa Confederations Cup Russia 2017, cioè tra un mese inizierà la Confederations Cup in Russia dal 7 giugno al 2 luglio, quindi è un po' corto. La Confederations Cup sarà in Russia e comincia il 7 giugno. Gruppo, adesso vi leggo un po' i gruppi. Gruppo A è Russia, Nuova Zelanda, Portogallo e Messico. Gruppo B, Camerun, Cile, Australia e Germania. Quindi queste sono le squadre che parteciperanno in la Confederations Cup il 17 giugno. Quindi non ce n'è più da dire, guardate. Le squadre sono 1, 2, 3, 8 squadre. Nel 2014 erano 3 gruppi, mi pare, 3 altri gruppi, quindi qua sono più corti. Però c'è una notizia che l'Italia non parteciperà a questo mondiale qui, con questa Confederations Cup qui, quando c'era la stagione scorsa, la Coppa scorsa, c'era l'Italia, c'era. Però questa stagione qua non ci sarà. Questa volta qua ci sarà, perché non so perché non sarà giunta. Boh, non lo so. Allora, ecco come andrà. Nel gruppo A passerà il Portogallo definitivamente e la Russia passerà. Nel gruppo, gruppo B passerà il Cile e la Germania. Queste sono le mie predizioni. Se avete delle predizioni voi, scrivetemelo qui giù. E allora, la finale sarà il 2 luglio a Mosca, e la prima partita sarà, penso, fatemi vedere, la prima partita secondo me sarà, allora, la prima partita forse sarà Russia-Nuova Zelanda, e poi ci sarà Russia-Portogallo, e poi Russia come chi anche c'era. Quindi Russia proverà a fare un buon mondiale dopo quello che ha fatto nell'Europeo 2016, che è da dimenticare quello che ha fatto, probabilmente da dimenticare, perché ha fatto quelle figuracce, quindi la Russia. Queste allora le statiche sono il secondo B, che è la Germania, è la più forte, come sapete molto, la più forte è la Germania. E niente, questo è tutto, aggiornate nel prossimo video e niente, ciao.